palcoscenico straordinario dal quale ripartire per poi centrare traguardi ancora più grandi e prestigiosi. È ufficialmente partito il countdown della bergamasca Claudia Cretti, che questo venerdì 4 settembre tornerà in sella nella categoria Elite, immersa nell'affascinante cornice del Giro delle Marche. La 24enne di Costa Volpino, dopo un'estate trascorsa ad allenarsi tra Ceratello, la Franciacorta e il Lago d'Iseo, sarà infatti al via della breve cronometro dalla lunghezza di 3 km che aprirà il sipario della terza edizione. Ad ospitarla niente meno che Recanati, la città dell'infinito, per provare a concretizzare passo dopo passo quello che è il suo sogno fin dal 2018, partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo. Un fine settimana ricco dunque di adrenalina, quello che attende Claudia, che nel 2017, a causa di un incidente in discesa durante il Giro d'Italia femminile, rischiò seriamente la vita. La mia prima vita sportiva si è fermata nel 2017. Adesso, ad oggi, in questi mesi, anni, non mi ricordo il motivo, la mia seconda opportunità riparte qui dalle Marche. Ci credo molto e spero che vada tutto bene. 3 settimane di coma, 2 operazioni alla testa, la lunga riabilitazione e il ritorno progressivo alle corse grazie al paraciclismo, quel mondo fino ad allora sconosciuto, nella squadra marchigiana Born to Win. La presenza al Giro delle Marche è consentita grazie al nulla osta pervenuto dal settore paraciclismo della Federazione Ciclistica Italiana, per il quale per quest'anno non sono in programma gare, profuma di vittoria. Un traguardo simbolico che le consentirà di cimentarsi nuovamente con le migliori atlete del panorama nazionale ed internazionale. Un obiettivo che fino a 2 anni fa sembrava un'utopia e che ora la sospinge come una brezza carica di speranza verso il sogno olimpico.